rispetto della vita propria e di quella altrui, consapevolezza dei rischi che si affrontano come utenti della strada, presa di coscienza delle conseguenze che il non rispetto delle regole può portare. Sono questi i valori che l'associazione Il Sorriso di Elisa sta portando all'interno delle scuole superiori della provincia con il supporto della Polizia Stradale da 7 anni, da quando Elisa Pezzini scomparve tragicamente in un incidente sulla via italica a Camaiore. Un primo incontro del ciclo di quest'anno si è svolto all'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio, per poi proseguire in altri istituti della Piana e della Valle del Serchio, per un percorso che culminerà con lo spettacolo che si svolgerà al Teatro Ienco di Viareggio il prossimo 5 maggio. E in questa occasione Il Sorriso di Elisa ha deciso di mettere in palio una borsa di studio che sarà consegnata ai ragazzi che faranno un lavoro, diciamo, il lavoro migliore, perché noi questa mattina diremo che dovranno produrre uno spot di circa 1 minuto e mezzo e quello che risulterà migliore sarà premiato con una borsa di studio. Fondamentale per il comandante della Polizia Stradale di Lucca coinvolgere i ragazzi delle superiori in questi percorsi di consapevolezza. Quello che noi vogliamo appunto far capire ai ragazzi è la responsabilità di mettersi alla guida o comunque essere un pedone, un ciclista, un qualsiasi utente della strada, com'è pericoloso non attenersi alle regole della strada.